Salve a tutti ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato e bentornati sulle cine curiosi cose. Nel senso che non ho ancora dato un nome a questa rubrica, anzi datemi dei nomi, suggeritemi dei nomi in basso, così cerchiamo di dargli un nome comune, perché questa è una cosa che voglio continuare nel tempo, anche perché vi posso portare delle curiosità che magari voi non avreste mai l'opportunità di provare. E questo perché? Perché a me me le inviano gratuitamente. Quindi, qualsiasi cosa abbiate nella testa e ci sia su Banggood, selezionatemela, ditemi il titolo e io la vado a ricercare e ve le porto, qualsiasi cosa. Quindi grazie a voi che questa rubrica andrà avanti, grazie a voi io mi tengo degli oggetti fighi, ma vi regalo le mie sensazioni al riguardo e vi dico se sono utili o no, e ve lo dico in tutta sincerità, non mi pagano per dire cose, me ne spediscono e basta. Detto questo, iniziamo con due oggetti fantastici. Allora, il primo è questo. Non è Clapis, cioè sembra Clapis, ma in realtà non lo è. E, vabbè, è un Bone Conduction Headset, ovvero un headset a conduzione ossea. Ed è questo. Ed è molto stiloso, molto futuristico, un po' come Brain Link, che vi invito ad andare a vedere nel video precedente. Brain Link era una cosa simile, che però andava messo davanti e ti analizzava le onde del cervello, le EEG, l'elettroencefalogramma. Non ci credete? Andate a vedere, davvero, non sto scherzando. Detto questo, è un oggettino sempre Bluetooth, dove che si accende, si ricarica sempre tramite USB, ha la possibilità anche di mandare avanti o indietro e di alzare il volume attraverso gli appositi tasti qui sopra. Come si mette? L'avete visto in foto, non so se si è visto bene, si mette così. Vedete, non entra all'interno del nostro orecchio, non entra proprio, ma viene posizionato, credo, all'attacco della mandibola. Adesso non sono un medico, quindi... Ehi, qui ci potrebbe essere il cervelletto, eh? Comunque, però non va proprio sulle orecchie, va proprio attaccato alla guancia, un po' sopra alla guancia. In questo modo la musica, perché in realtà se ascoltate musica, suoni, insomma quello che volete, passerà attraverso le ossa del nostro scheletro. Funziona, nel senso che voi avete le orecchie libere, quindi potrete ascoltare quel mondo circostante, ma vi verrà instillata all'interno della testa questa musica. Passerà sempre nell'orecchio, quindi sentirete la musica sempre attraverso l'orecchio. È difficile, mi sto spiegando malissimo, ma è anche difficile spiegarvi la sensazione che provo indossando queste cuffie. Sentite la musica, ma sentite anche i suoni circostanti. Questo è molto buono se uno si trova in una grande città attraversando la strada, quindi non si vuole far mettere sotto, però come qualità sonora siamo a livelli un po' bassi, un bel po' bassi. In realtà è come ascoltare musica con degli headset di basso livello. Non c'è profondità di suono, si sentono molto gli alti. Se vi piace la musica, se vi piace ascoltare la musica, ecco, questa cosa non funziona assolutamente bene. Ve lo dico con il cuore in mano, perché ho provato ad ascoltarlo in alcune situazioni utili, nel senso che magari state a casa, c'è vostra moglie che parla, ma voi intanto la sentite, ma ascoltate anche la musica e ascoltate la musica che piace a voi. Quindi, che ne so, in metal pesante a palla, intanto ascoltate. E può essere molto molto simpatico questo, anche salvavita in alcune situazioni. Se volete ascoltare della musica fatta bene, insomma, mettete degli headset dallo stesso costo e sicuramente la qualità sonora aumenta. Oggettino molto simpatico, ma utilità ni, nel senso che dipende da vostra moglie. Passiamo a quello che invece spacca, spacca in assoluto, e spacca perché non mi aspettavo funzionasse così bene. Che cos'è? È un proiettore, c'è scritto projector, quindi l'avrete letto sicuramente. Ha la grandezza del mio iPhone, quindi in realtà arriva proprio qui, e supporta tutte le prese HDMI. Che parliamo italiano, se no è HDMI, con l'ingresso HDMI qui, e in realtà ce n'è anche un altro che è situato da questa parte, perché se avete un supporto HDMI Lightning praticamente si attacca in modo molto agevole, e quindi potete incastrare il cellulare qui, poi guardarvi i vostri film, filmati, foto, insomma quello che volete. Ha una cassa anche
che non funziona benissimo, ma non ce ne frega niente, perché si possono eventualmente prendere degli adattatori che ti riportano la presa dell'audio esterna, quindi con una delle casse esterne voi potete tranquillamente salvarvi la situazione. Però ce l'ha, quindi in casi estremi funziona alla grande. Parliamo del proiettore, non vi parlerò di lumen, cazzi e mazzi, vi dirò che in una stanza completamente buia, quindi priva di sorgenti luminose, si vede benissimo. Sulla carta dovrebbe spararvi al muro un 60 pollici, è vero, arriva a 60 pollici, arriva anche a molto di più, ma cosa succede? Che si abbassa la luminosità, e se si abbassa la luminosità, insomma, risulta poco definita l'immagine. Quello che vi posso dire io è che tra i 30 e i 40 pollici si vede una madonna questa cosa. E non sto scherzando, non lo dico perché mi hanno pagato, non mi hanno pagato per fare questa cosa. Lo sapete, mi inviano la merce. Come vi ho detto che il headset a conduzione ossea non funziona tanto bene, questo al contrario va benissimo. Ci ho attaccato la PlayStation perché non ho ancora il cavetto per il mio iPhone. Full HD non è. In realtà questo dice che gestisce un'uscita a 640, ma non è 640, secondo me è un HD, quindi a 720. Questa cosa qui serve anche come batteria ausiliaria, perché si ricarica e quindi poi avete una batteria all'interno che potete utilizzare, perché questo è un proiettore che funziona a batteria, quindi non avete bisogno di corrente, ma avete circa 2 ore di riproduzione questo coso. Quindi se state in una baita in montagna e non avete la televisione perché si è rotta, potete attaccare la vostra PlayStation o il vostro televisore Android con una chiavetta per vedere i film direttamente a questo coso. Ma se volete prendere un proiettore piccolo e utile a seconda delle situazioni che andrete ad affrontare, questo funziona da Dio. Bene, finisce qui questo video, spero, ma non lo sono stato, di essere stato esaustivo, ma non lo sono stato, lo so, però vi volevo parlare più che altro delle sensazioni, quindi non tecnica, non recensioni tecnica, non c'ho voglia, è un canale YouTube divertente, si parla di curiosità, quindi vi voglio dare le mie sensazioni al riguardo, anche perché fare un video tecnico richiede molto più tempo e non ne varrebbe la pena, anche perché poi diventerebbe noioso. Qui sparo quello che mi viene in mente, senza filtri. Va bene, detto questo, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete qualsiasi altro oggetto. Fatemi sapere se volete vedere qualsiasi altro oggetto, bastano i titoli in basso e ci vediamo alla prossima.